C'è anche l'ex sindaco di Teggiano e attuale consigliere d'opposizione Rocco Cimino, tra i 14 indagati per la morte di Michele Alfano, il 48enne di Capaccio, deceduto in seguito a un'operazione per la riduzione del peso. Alfano era stato operato il 3 novembre per la riduzione dello stomaco, ma poi a causa di complicazioni post-operatorie è deceduto. Pesava 120 kg, voleva scendere di peso per migliorare le sue condizioni di salute. Con l'accusa di omicidio colposo risultano indagati 14 persone, due medici Luigi Cobellis e Luigi Angrisani, avvisi di garanzia anche per Agnello Cavalli, chirurgo di Vallo della Lucania, Antonia Cobellis, anestesista di Vallo della Lucania e sorella di Luigi, Rocco Cimino, chirurgo ed ex sindaco di Teggiano, Carlo Testa, chirurgo di Pisciotta, Silvio De Querquis, responsabile della sala rianimazione ed ex primario in un noto ospedale di Napoli. Risultano indagati anche gli anestesisti Rosa Malfi di Pomigliano d'Arco, Lucia Pepe di Castel San Giorgio, Vincenzo Feltra di Gragnano, Antonietta Nese di Agropoli, Daniela Danza di Salerno, il chirurgo Aldo Costanza di Montecorvino Rovella. La cartella clinica e la salma sono state poste sotto sequestro dei carabinieri.